Dal 27 agosto è partito il quinto conto energia. Cambiano profondamente le regole rispetto al quarto conto energia. In particolare cambiano le regole per quanto riguarda la gestione dei registri. Un impianto, per essere incentivato, deve essere iscritto in un registro e trovarsi in posizione utile. Ma non tutti gli impianti devono essere iscritti ai registri. In particolare esistono tre tipologie: gli impianti realizzati dalle pubbliche amministrazioni, gli impianti fotovoltaici a concentrazione, gli impianti fotovoltaici architettonicamente integrati. Ognuno di essi ha un budget a disposizione di 50 milioni di euro. Anche gli impianti di dimensione ridotta non devono essere iscritti ai registri. In particolare, in questo caso, non dovranno essere iscritti ai registri gli impianti che hanno una potenza fino a 12 kW, gli impianti che hanno una potenza fino a 50 kW, ma sono realizzati in sostituzione di coperture in amianto, e impianti di potenza fino a 20 kW, per cui si richieda un incentivo inferiore del 20%. Cambiano le regole premianti per quanto riguarda gli impianti iscritti ai registri. In linea generale possiamo dire che verranno premiati gli impianti che sono realizzati su edifici con una certificazione energetica e gli impianti che sono realizzati in sostituzione di coperture in amianto. Andiamo adesso a vedere quelle che sono le regole premianti del quinto conto energia. In primis verranno premiati gli impianti che sono realizzati su edifici con una classe energetica migliore e in più vanno a sostituire delle coperture in amianto. Al secondo posto verranno premiati gli impianti realizzati su edifici con una classe energetica più elevata. Successivamente saranno premiati gli impianti realizzati su edifici in sostituzione dell'amianto, gli impianti che sono realizzati con componenti europee, gli impianti che vengono realizzati su siti contaminati, su terreno del demanio militare, su discariche esaurite, in cave dismesse o su miniere esaurite. Successivamente ci sono gli impianti che hanno una potenza inferiore a 200 kW ma sono asserviti a delle unità produttive. Infine ci saranno gli impianti realizzati semplicemente su edifici o su serre o su pergole o su tettoie o su pensiline o su barriere acustiche. Infine, e saranno gli ultimi, ci saranno tutti gli altri impianti che non rientrano nelle precedenti categorie. Un'ultima informazione importante per gli addetti ai lavori è il budget riservato ad ogni registro. Si parte con il primo registro, che avrà a disposizione un budget di 140 milioni di euro. Il secondo registro avrà un budget inferiore di 120 milioni di euro ed infine tutti i registri successivi avrà un budget iniziale di 80 milioni di euro. Bisogna considerare però che ognuno di questi budget va sottratto quanto speso dagli impianti che non sono stati iscritti nei precedenti registri. Quindi con il quinto conto energia si chiude la fase di incentivazione del fotovoltaico come la conosciamo oggi. È importante conoscere tutte le regole del quinto conto energie e applicarle correttamente per usufruire degli ultimi incentivi disponibili per gli impianti fotovoltaici da realizzare.